Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della carriera con il Milan qui su FIFA 22. Carriera iniziata male con una sconfitta atroce nel derby. Oggi ci rifaremo like se credi in Brogna e per scacciare via tutti quei Brogna out che ho letto in questi giorni sui giornali e ho visto anche in TV. Se volete vedere questa carriera in live, vi aspetto su Twitch, link al mio profilo Twitch in descrizione. Milan-Atalanta per un riscatto immediato. L'attesa è finita, si comincia. Zaniolo allarga magistralmente per Teo Rebic. Il tiro rimpallato, calcio d'angolo. Ingrugnito qui Giroud, aveva pregustato già il gol. Demiral è bravo a metterci una pezza. Ocho Calabrigna. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Zapata Magno. Fa ripartire subito l'azione. Come il suo solito fare. Mazza, questo sta fisso su Doku. Non mi lascia un centimetro di spazio. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Oddio, era tutto buono. Oddio, Tomori. Oddio! È la seconda volta che ciccano queste palle così. Ora mi castigano. Ora mi castigano, Magnon! Bella! Zaniolo, cosa ha sbagliato? Olivier! 1-0 Milan! È suo il primo gol della stagione rossonera. Oliviero, bomber vero. Bravo Doku a servire Zaniolo che a tu per tu col portiere ha sbagliato. La carambola, la palla rimane lì. Oliviero, da grande ariete quale, si avventa come un falco e la butta dentro. 1-0 Milan. Sono stato graziato. Guarda qui dove è andato via questo. Guarda qui. Dai, dai. Oh, cazzolina! No! Perde la testa Tomori. Fuori Giroud, dentro Romagnoli e Zaniolo falso 9. Ragazzi, ho fatto la minchiata io. Sono un cazzone. Un cazzone sudato, come direbbe Steve. Un rigore! Dentro Leao al posto di Zaniolo e lo inverto con Rebic.
Sento puzza di inculata. Sento puzza di inculata, eccola qua. Teron! Teron no! Teron no! Tutti sì, ma Teron no! Teron non ci credo. Non ci credo. Proprio Teron no. Ma vaffanculo, va. Disastro, disastro Milan. No, che cazzo di tiro è questo? Ma che tiro è, Benacer? Ma che tiro è? Eri da solo. Che ciofeca è questa? Vabbè. Male, male, ragazzi. Che nervoso. Ancora con sto Teo Hernandez. Ho rifiutato 80 milioni, ora non rifiuto 66, secondo te De Laurentiis? Castiglieco, Caldara, Conti, Tatarugiano fuori, Doku, Zaniolo dentro. Mercato, nulla da dire. Risultati che fanno cagare. No, forza ragazzi, forza, voglio vincere. Forza che voglio vincere. Giochiamo la partita. Siamo a Sassuolo, Sassuolo-Milan. Disastroso l'inizio del Milan, con una doppia sconfitta nel derby contro l'Inter ovviamente e contro l'Atalanta. L'attesa è finita, si comincia. Oddio santo Magnan, che Dio ti benedica Magnan. Doku! 1-0 Milan! Prima verticalizzazione, primo gol! Con la maglia rossonera di Doku! Forza ragazzi! Oddio! Palo! Palo del Sassuolo! Dai Teo, dai Teo. Oddio, dai, dai. Il tiro di Doku. Non so se ha preso... No, era fuori gioco, era fuori gioco, fuori gioco. Ho rischiato il pareggio, ma ho rischiato anche il raddoppio. Kier. Oddio, Kier. Oddio, che suicidio sto passaggio. Mamma mia. E te pareva, e vaffanculo, va. E vaffanculo. Raspadori, 1-1. La solita storia sempre, la solita storia. Non riesco a gestire un risultato. Non riesco a gestirlo. Malissimo, ragazzi, malissimo. Non sono soddisfatto. Più che altro dietro mi rendo conto di essere davvero super vulnerabile. Cioè quando attaccano loro mi cago sempre in mano. Poi devo imparare anche qualche cazzo di skill, perché le ho dimenticate tutte quelle di FIFA 21, tutte. Ma guarda sto Doku! Guarda sto Doku! Quanto ci metti ad alzarti? Cazzo, lui è caduto e si è rialzato in un secondo. Guarda, guarda che cazzo fanno. Mamma mia. Così non va, ragazzi, così non va. Non dico che voglio vincerle tutte, ma neanche perderle tutte. Fuori Brian Diaz, dentro Zaniolo. Niente, ragazzi, ho proprio la sensazione di giocare ad un livello superiore a leggenda. Se le perdo tutte non c'è gusto. Lo scorso anno con leggenda comunque un bel po' di partite le vincevo. Qui è proprio una tortura continua. È come se avessero alzato la difficoltà di leggenda.
Zaniolo, se non sbaglio, a servire Giroud. A tu per tu col portiere, lo trafigge 2-2. Ma io l'ho data prima, l'ho data 3 ore prima. L'ho data 3 ore prima. Porca troia, oh. Cazzo, fanno un fuorigioco perfetto. Qui l'avevo già passata. Lui, trac, si alza quel pelino per lasciarmi in fuorigioco. Almeno sto pareggio me lo lasciate, eh? O volete volete segnare? Ho capito. Mamma mia. Pareggio, ragazzi. Primo pareggio. Non lo so ragazzi, faccio un'altra partita e poi capisco se scalare la difficoltà a livello prima, che non so quale sia, campione, cosa c'è prima. Però almeno abbiamo strappato un pareggio, col brivido finale, grazie a Dio, quello c'è sempre. Intanto ci tuffiamo nel clima Champions League affrontando il Porto, mamma mia. Se già in campionato ho fatto cagare, non oso immaginare in Champions League. Per adesso ancora nessun esonero, ragazzi, eh. Sto galleggiando, un po' come la merda. Galleggia a filo d'acqua. Allora, mi è piaciuto Zaniolo. Quindi voglio dare fiducia a Zaniolo. Faccio rifiatare Tonali e metto Bennacer. Io davanti, anche se inchiodato, ragazzi, metto Ibra. Magari nella Champions si esalta, non lo so. Scusate, sono un po' giù di morale perché è vero che è solo un gioco, però mi snervo troppo. Siamo in Champions League, una piccola fetta dello stadio riservata ai tifosi rossoneri, tutto lo stadio invece è bianco-azzurro, ma è per quello spicchio di tifosi che io voglio dare l'anima. L'attesa è finita, forza ragazzi, si comincia. Magnan la blocca. Dai Doku, dai, fai un cazzo di movimento. Stai fermo, impalato. Ibra! No! La traversa di Ibra, l'errore di Zaniolo. Che fucilata di Zlatan Ibrahimovic. Traversa. Guarda qua. Ma... cioè, questa è linea? Vabbè. Vicinissimo al gol il Milan. Oddio mio, che rischio sempre. Dai, Rebic! Oddio santissimo. È un assedio Romagnoli. Teo. Cerca palla Rebic. La ottiene Rebic. Ha! No! Cazzo me ne frega del replay di prima. Adesso mi fai la Goal Technology. Guarda lì quella fetta di culo che è rimasta sulla linea, guarda lì. Ma che si è magnato Rebic? Ma cosa si è magnato Rebic? Stavo già esultando, ve lo giuro. Vabbè, ma merita il vantaggio, ragazzi, dai. Ibra Rebic! Incredibile ragazzi, incredibile. Ma io non so cosa dire. Dovessi impegnarmi per sbagliare quei tiri, sicuro non ci riuscirei. La butterei in porta. Calcio d'angolo Porto. Magno! Guarda qua che cazzo si è magnato Rebic. Voglio riprendere con gli stessi 11.
cross al centro di te, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Rebic, Rebic. E te pareva. E te pareva. E te pareva. E te pareva. Miracoli, Magnan ne ha fatti già tanti. E dai, santo Dio! Dai, santo Dio! Guarda te, guarda, guarda. Guarda, guarda. Il tiro di Brian Diaz era perfetto. Era perfetto con la mano, con la doppia mano. Sì, vabbè, come cazzo si toglie la palla quando è così? Oltre a pregare c'è qualche altra possibilità? Cos'è? Rigore? Ma cosa ho fatto? Ma che cazzo di rigore ha dato, ragazzi? Magnon! Magnan! Perde Roma intanto dopo parata di rigore. Ma andata a fanco. Sì, vabbè. Va bene, ragazzi, nelle prossime partite, nei prossimi episodi calerò assolutamente la difficoltà, perché così non va bene. Non voglio vincerle tutte, ma non voglio neanche innervosirmi perdendole tutte. Se non avete ancora messo like, mi raccomando, rimediate subito. Vi ricordo che questo obbrobrio di carriera è in live, quindi se volete vedermi fare schifo in live, vi aspetto tutti sul mio profilo Twitch. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao.